Ciao ragazze, allora oggi voglio fare questo video tag che si chiama My First Time e quindi sono diverse domande tutte sulla prima volta in diversi campi. Iniziamo subito. La prima parola, la mia prima parola non so quale fosse, dovrei chiederlo a mia mamma, ma credo fosse mamma. Primo migliore amico, migliore amica. Allora, la mia prima migliore amica si chiamava Sara, si chiama Sara, ci sentiamo ancora, ci conosciamo dall'asilo, quindi da quando avevamo 3 anni, si vede in tutti i filmati dell'asilo che ho e poi siamo state anche alle elementari assieme e poi anche alle medie, tra l'altro, ci abbracciavamo sempre, ci davamo i bacetti, eravamo troppo carine, eppure ci assomigliavamo, perché pure lei è bionda con gli occhi chiari. Ancora adesso siamo molto amiche, è una cosa che mi fa molto molto piacere, sono contenta. Poi, primo animale domestico, allora, vi ho raccontato di Fiocco, il mio gattone, che è stato con me per 17 anni, siamo cresciuti insieme, ma prima di Fiocco avevo un altro gattino che si chiamava Elliot, ed era tremendissimo. Chiunque entrasse dalla porta di casa nostra e non facesse parte della nostra famiglia, lui li sbranava e quindi era veramente un gatto tremendo ed era tutto tutto tigrato. E io lo adoravo, adoravo anche mia mamma, però tutti gli altri non li sopportavo. Prima maestra elementare. Allora, una maestra che mi è rimasta particolarmente impressa era la maestra Elisabetta e mi ricordo in prima elementare io l'adoravo quella maestra, ancora me la ricordo molto molto bene, capelli castani, lunghi, un po' mossi. Le sue lezioni erano le mie preferite perché tutte le altre erano un po' noiose, invece con lei ci divertivamo, lei faceva spostare tutti i banchi, ci faceva divertire tantissimo, scherzare, quindi sì, sicuramente lei era la mia maestra preferita. Prima persona alla quale hai mandato un messaggio oggi, Anil, su WhatsApp. Poi, prima macchina, allora, prima ed unica macchina che ho mai avuto era l'Alfa 147, grigia metallizzata, ma l'abbiamo venduta prima di trasferirci qui ad Amsterdam, perché qui ad Amsterdam la macchina ti serve a poco niente. Poi, primo cellulare, allora, il mio primo cellulare ero in prima superiore, me l'ha regalato la mia mamma per il mio compleanno ed era un Alcatel giallo, per niente appariscente, molto elegante, un Alcatel giallo di quelli con l'antennina estraibile che a ripensarci adesso mi sembra un cellulare di un'altra epoca, invece sì, era quello il mio primo cellulare. Poi, primo appuntamento, allora, come appuntamento non sono proprio sicura perché ci vedevamo in compagnia, non si usciva proprio per gli appuntamenti, quindi primo appuntamento proprio non saprei. Primo fidanzato, allora, primo fidanzatino, ero tipo alle medie e si chiamava Andrea, però è stato più un amore platonico, nel senso che mi scriveva le letterine d'amore, ci tenevamo per mano. Primo bacio, allora, primo bacio, avevo 15 anni e non è stata una gran bella esperienza, mi è sembrato molto molto strano. Primo amore è stato Neil, non ho mai voluto bene a una persona come Neil, quindi sicuramente Neil. Primo video su YouTube, il primo video che ho visto su YouTube, credo, allora, sicuramente sarà stato un video musicale, invece per quanto riguarda YouTube Italia avevo visto un video della Mente Contorta. Invece il primo video che ho caricato io su YouTube era un make up tutorial marroncino usando prodotti MAC, che ormai l'ho caricato 4 anni fa, se volete andare a vederlo sul mio canale si trova ancora, l'ho lasciato pubblico anche se è piuttosto imbarazzante rivederlo adesso. Prima persona a cui ti sei iscritto su YouTube, e qua non mi ricordo, una delle prime deve essere stata All That Glitters 21, che è una ragazza americana che anche lei fa video un po' come me, però proprio la prima iscrizione non me la ricordo. Primo grande acquisto, allora, primo grande acquisto deve essere stata la mia Louis Vuitton, il mio bauletto che ho preso, avevo 22 anni. Primo lavoro, allora, primo lavoro, avevo 15 anni e ho fatto volantinaggio, se avete visto il mio video Draw My Life lo sapete, ho fatto volantinaggio in pieno inverno, è stato piuttosto terribile. La prima volta fuori dal tuo paese, allora, questo è un po' difficile per me dirlo, probabilmente avrò avuto pochi giorni di vita perché stando a Trieste ed abitando così vicino al confine sloveno ed avendo parenti in Slovenia ci sono stata veramente da quando sono piccola, sono stata un po' di qua un po' di là, quindi questo non lo so. Il primo viaggio però che ho fatto da sola, senza la mia famiglia, all'estero è stato in Irlanda, alle medie con la scuola, abbiamo fatto un gemellaggio, quindi ho vissuto per una decina di giorni a casa di una famiglia irlandese ed è stato bellissimo. E niente ragazze, questo tag era cortissimo, è già finito, spero che vi sia piaciuto ragazze, vi mando un bacio grande e noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Ora la sfumo, poi prendo questo mattitone bianco,